Siamo alla conclusione di un secondo anno di attività all'oratorio Il Buon Samaritano di Nocera Inferiore. Tanta fatica, ma soprattutto tanta soddisfazione per i volontari, in particolare che animano, che sono la vita di questo centro, insieme ai bambini che fruiscono di questo importante, di questa importante struttura. E Don Ciro Galise, è un anno di fatica, siamo un po' anche tutti stanchi, perché ormai si è concluso anche un secondo anno scolastico, perché questo oratorio, lo ricordiamo, funge sia da mensa per i bambini che lo frequentano, ma anche per attività dopo scuola pomeridiano e di recupero soprattutto delle attività didattiche, ma non solo. Noi siamo qui innanzitutto per ricordare, lo diciamo subito, che nella dichiarazione dei redditi tutti i cittadini possono opzionare la quota del 5 per 1000 a favore dell'oratorio Il Buon Samaritano, inserendo il codice fiscale che io vi dirò a voce, ma che troverete in sovrimpressione durante tutto il corso di questa intervista, che è il 94 05 67 80 656. Don Ciro, allora, diciamo soddisfazione in questo momento, questa è l'ora del pranzo, un momento fondamentale e importante per questo oratorio. Sì, ringraziamo il Signore che siamo già quasi a conclusione del secondo anno di lavoro, di educazione per questi bambini, non solo per la mensa come tu dicevi, ma anche per il dopo scuola, per cercare soprattutto di abilitarli a stare insieme, ad assumere dei comportamenti civili, di buona educazione, e così di vivere anche il rapporto di amicizia. E questo grazie anche a tutti i volontari, sia per la mensa, sia per l'attività del dopo pranzo, la ludoteca, ma soprattutto per gli insegnanti che davvero stanno aiutando questi bambini non solo al recupero scolastico, ma anche ad assumere quegli atteggiamenti, avendo quelle caratteristiche per poter anche studiare nel miglior modo possibile. Il cruccio è che innanzitutto questo oratorio offre il suo servizio soltanto 3 giorni a settimana, ma lei mi spiegava fuori microfono che non è un problema tanto di natura economica quanto di volontari che animano questo centro, quindi l'appello è anche ancora una volta a chi volesse prestare anche una sola volta a settimana proprio tempo libero a venire qui, perché c'è la possibilità e mancano soprattutto ancora insegnanti, vero? Sì. In effetti noi abbiamo bisogno di persone del tempo libero, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti, i professori, professoresse, perché questi ragazzi, che sono già più di 40, necessitano di un accompagnamento quasi personale, individuale. Noi abbiamo creato i gruppetti di 4, di 5, secondo le classi, e quindi per poter tenerlo aperto tutti i giorni abbiamo bisogno di altri professori, maestri, e quindi colgo l'occasione per fare appello a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, soprattutto nel campo della didattica, per entrare nella nostra famiglia del Buon Samaritano, offrendo la propria professionalità e aiutando questi bambini a recuperare.